Allora Presidente, bella festa, no? Stasera con i ragazzi della curva, se li aspettava più scatenati? No, è stato bellissimo e questo mi fa sempre di più diventare appassionato dello Spezia, vedere questo tifo, questa gente così dedicata allo Spezia, eccetera, eccetera. Ecco, qualcuno dice, il Presidente non ci veniva mai a queste feste, ci voleva Grazzini per portartici? No, allora, sì, in realtà ha ragione. Io purtroppo non sono mai qui, stasera sono scappato da un incontro che avevo con dei rumeni che li ho lasciati dal ristorante a Forte dei Marmi per venire qua e Grazzini riesce a farlo. Gli altri evidentemente non essendo vicino a me non lo facevano, però mi fa piacere e cercherò di venire più spesso. Ecco, ti sta trascinando questa voglia, ecco una maglia degli Ultras, bellissima anche la frase, no? Ecco, quello che volevo dire, ecco. È una cosa semplice. Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato e dall'altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta. Complimenti a Paolo Ponzo che la pensava così. Se tutti la pensassero come lui, probabilmente faremo meglio. Faremo meglio, però la squadra di quest'anno possiamo dire che da questo punto di vista sta dando il meglio. Beh, direi che da quando abbiamo preso la società 8 anni fa, che era in uno stato pietoso dal punto di vista finanziario, in quarta serie, siamo riusciti dalla quarta serie alla C2, alla C1, alla B e siamo diventati una delle squadre più importanti della B. Si poteva fare meglio, ma va bene così. Non abbiamo, diciamo, fretta. L'importante è creare l'ambiente, soprattutto i giovani stanno andando benissimo, siamo a livello nazionale con la primavera, abbiamo creato un centro sportivo che darà altre soddisfazioni, andiamo avanti e vediamo cosa succede. Ecco, chiaramente anche se il progetto è al limite anche triennale, no? Però insomma siamo lì, ci abbiamo da giocarci questi playoff, speriamo di arrivarci bene, ma la gente ci crede ancora, no? Quindi bisogna crederci tutti. Beh, io penso che 8 anni fa nessuno poteva immaginare che nel 2014-15 giocavamo in Serie B ai livelli in cui giochiamo ed è già un grossissimo, diciamo, risultato. Dentro di me penso anche che si poteva fare meglio, ma non possiamo criticare i giocatori e la squadra. Abbiamo un allenatore che ha creato un ambiente migliore di prima, i tifosi li vogliono bene, andiamo avanti e vediamo appena è possibile di fare un salto di qualità. Questo stadio che è un po' la diciamo, croce, perché va migliorato, delizia perché i tifosi sono abituati al picco e lo vogliono perché è un campo che ai quali sono affezionati, però bisognerà fare qualcosa per questo stadio. Beh, tanto per cominciare la questura ha finalmente accettato di togliere la rete che darà una visione migliore delle partite. Secondo, lo stadio è anche legato molto ai risultati. Certo. Se si rimane in Serie B penso che ce ne sia d'avanzo. Se per fortuna dovessimo andare in A, vedremo cosa si può fare per migliorare. Certo, quindi diciamo che la aspettiamo a Tele Liguria, ce l'ha promesso, quindi certo. Un venerdì di questi l'aspettiamo e per il momento speriamo che le prossime partite lo Spezia riesca a fare risultati. Chiamiamo un attimo anche Grazzini, che Grazzini. Ecco, un attimo, vieni qua anche tu, perché dice il Presidente che lo trascini a queste feste, sì. Però lui ci viene volentieri. Ma è bravissimo, è il numero uno, è meglio di tutti. Presidente, quando arriva. Il numero uno crea, sì, crea, e i soldi ce li metti te. No, chiaro, non c'è dubbio. Però è bravissimo, vedi che è un grande comunicatore il Presidente. È stata una sorpresa anche per me. La prima volta ho detto sarà in 10 minuti, ce l'andiamo, invece non veniva più via, lo tiravo via. No, perciò no, benissimo. Il vantaggio suo, che essendo in contatto continuo, riesce anche a portarmi, mentre ripeto sono scappato alle 8, ho due ospiti che sono in un ristorante di Forte dei Marmi e lui è riuscito a portarmi qui, non è che non mi fa piacere venire, è che sono qui poche volte in Italia, sono sempre in giro per il mondo, ma mi fa piacere vedere
è un motivo in più poi per credere nello Spezia, nella società e nei tifosi. Grazie mille a tutti. Veniamo in televisione al più presto. Oh, ecco.